Mi è stato chiesto da un'amica iscritta al mio canale se potevo far vedere come si fanno le diminuzioni in un punto operato, in particolare in un punto a buchetti, a forellini. E, tra l'altro, approfitto dell'occasione, se avete piacere, se volete sapere, se avete necessità di un qualche cosa che non trovate, se a me chiedete di fare un video, lo faccio molto volentieri. Così approfitto, scusate la voce ma oggi sono un po' raffreddata, approfitto del fatto che sono sicura che sono cose necessarie, quindi mi fa anche più piacere farle. Come in questo caso, io allora ho fatto un imparaticcio con un punto bucherellato, così molto semplice. E vi faccio vedere come si chiudono i punti, come si diminuiscono per il giro manica e poi per il giro collo. Allora, iniziamo con, in base naturalmente alle vostre indicazioni, alle indicazioni che voi avete sul modello che, diciamo, avete scelto. Comunque qui facciamo pochi punti, generalmente nel giro manica se ne chiudono di più, ma noi facciamo una diminuzione in base anche ai punti che io ho messo su per farvi vedere. Non potevo fare un lavoro molto grande perché sarebbe stato anche inutile per voi. Quindi diciamo che chiudiamo i primi punti, si chiudono tutti assieme, e quindi li chiudiamo a uno per uno, ne chiudiamo, mettiamo 4 punti e li chiudete così come li trovate, facendo, se il vostro punto è diritto, facendo il diritto, o se il punto è rovescio, facendo il rovescio, non tenendo conto dei buchetti che voi trovate, cioè li lavorate tranquillamente a diritto. Poi continuate a fare il vostro ferro così come richiede il vostro schema. Io adesso devo fare 2 punti assieme, un gettato, 2 punti diritti, di nuovo 2 punti assieme, un gettato e di nuovo 2 punti diritti. Ma questo diciamo che è la lavorazione mia. Arrivate a fine ferro e vi faccio vedere poi dal rovescio. Ecco, siamo sul rovescio, dove troviamo anche il gettato ancora non lavorato, cioè non ancora tessuto, e facciamo la diminuzione dei 4 punti così come abbiamo fatto all'inizio del ferro diritto. Quindi uno, questo il gettato nella vostra lavorazione lo lavorereste a rovescio e quindi lo lavorate sempre a rovescio come se non doveste diminuire il punto, lo lavorate normalmente. Ne abbiamo fatti 2, 3 e 4, così come abbiamo fatto dall'altra parte. E adesso finite tranquillamente il vostro ferro rovescio. Siamo di nuovo sul diritto del lavoro e mettiamo che le vostre indicazioni, le vostre spiegazioni vi dicano, dopo aver chiuso 4 punti tutti in una volta, dovete chiudere per 3 volte, 2 volte, quello che sarà, un punto per volta e per parte. Allora, io lo consiglio di fare sempre, ma a maggior ragione in una lavorazione a punto operato, qualsiasi sia, se sono trecce, se sono coste, e ancora di più in un punto traforato. Voi fate così: i primi 3 punti li lavorate sempre a diritto, indipendentemente da quello che è la vostra lavorazione. Fate finta di non averli questi 3 punti e lavorateli a diritto. Sul terzo punto fate la diminuzione, per cui farete il primo punto a diritto, il secondo a diritto, il terzo lo prendete senza lavorarlo, fate il quarto e chiudete il vostro secondo punto sul terzo. Vedete che non abbiamo assolutamente tenuto conto di quelli che sono i buchetti. Adesso invece dobbiamo continuare il nostro ferro diritto e dobbiamo per forza considerare quella che è la lavorazione. Io a questo punto cosa devo fare? Vedete, devo fare 2 punti assieme a diritto, un gettato e poi continuo quello che è il mio lavoro, che sono 2 diritti, 2 assieme a diritti e un gettato. E vado avanti per tutto il ferro, tralasciando gli ultimi 4 punti. Voi fate tutto il vostro lavoro e vi fermate agli ultimi 4 punti, qua, che vi faccio vedere cosa fare. Ecco, io mi sono fermata non al quarto ma al quinto per farvi vedere
il problema che vi si potrebbe porre. Io vi ho detto fermatevi al quarto, però voi il quarto punto avreste, se aveste fatto il mio lavoro, vedete questo punto, i buchetti a zig zag, mettiamo che voi abbiate la necessità di fare la diminuzione, cioè i due punti assieme per poi fare il gettato e il buchetto. No, non fatelo. Voi considerate che dovete avere liberi gli ultimi quattro punti, come se il vostro lavoro finisse qui. Se il vostro lavoro finisse qui agli ultimi quattro punti, voi non avete spazio per fare il gettato, per cui cosa fareste? Fareste un punto diritto e tornereste indietro. Facciamo la stessa cosa, facciamo un punto diritto, però qui dobbiamo fare la diminuzione del sottomanica. E vi ho detto i primi tre punti e gli ultimi tre punti, per cui voi quando arrivate a 4 prendete assieme il terzo ultimo e il quarto ultimo, il penultimo ed il primo. E come vi dicevo all'inizio, questi tre punti iniziali e questi tre punti finali, o meglio i tre punti iniziali e i tre punti finali, dovete far finta come se nemmeno esistessero. Per quanto riguarda la lavorazione che state facendo, cioè non considerate di lavorare nei primi tre e negli ultimi tre il punto a foretti o il punto lavorato che state facendo. Il rovescio lo fate tranquillamente a rovescio o come richiede il vostro schema, considerando che i primi tre e gli ultimi tre vanno sempre lavorati a rovescio. Eccoci di nuovo sul diritto del lavoro e dobbiamo fare la seconda diminuzione, così come abbiamo fatto la prima, perché abbiamo ipotizzato che nel vostro schema vi dicano diminuire 4 punti in una sola volta e poi per 2-3 volte, ora ne facciamo 2 perché intanto poi sono tutte uguali, ma per 2-3-4 volte quello che è, un punto per parte, per volta. Per cui noi facciamo, vi ho detto, il primo diritto, io lo prendo sempre senza farlo, il secondo diritto, il terzo lo prendiamo senza farlo, facciamo il quarto e accavalliamo il terzo sul quarto. Questo sarebbe un accavallato semplice. Adesso dobbiamo continuare la nostra lavorazione e dovremo trovarci a fare il forellino. Però il forellino, per fare il forellino, prima di fare il forellino, almeno nella lavorazione che ho fatto io, vedete, prima del forellino, del gettato, io ho fatto i due punti assieme. A questo punto non posso farlo perché dovrei fare il gettato, ma non ho i due punti prima del gettato da poterli prendere assieme, perché vi ho detto questi tre punti voi non li considerate. Per cui cosa facciamo? Continuiamo il nostro lavoro facendo tranquillamente il primo diritto, il secondo diritto e poi riprendo assieme i due, faccio il gettato e continuo la mia lavorazione. Come vi dicevo, per cercare di spiegarvi appunto meglio, voi considerate che questi tre punti proprio non esistano, non ci sono. Voi il lavoro lo iniziate da il punto che segue i tre punti, se vogliamo quattro, dopo aver preso i due assieme. Eccoci di nuovo a fine ferro. A questo punto io avrei dovuto fare, vedete, ho fatto i due punti assieme, i due punti assieme, il gettato, i due punti diritti. Adesso mi ritroverei, avrei spazio per fare i due punti assieme e il gettato. Però se io faccio i due punti assieme e il gettato, non mi trovo più il quarto punto da poter prendere assieme per fare la diminuzione del giro manica. Allora evitiamo di fare questo lavoro, non lo facciamo. Lasciamo tranquillamente gli ultimi nostri punti a diritto, facciamo il diritto normale, il terzo e il quarto ultimo lo prendiamo assieme e facciamo i due diritti. Vedete? La nostra lavorazione continua a seguire tranquillamente quello che è il nostro schema, però i primi e gli ultimi tre vanno lavorati sempre a diritto. E mi ripeto ancora, nella lavorazione che state facendo non li dovete considerare come se meno li aveste. Ora rovescio così come si presenta. Facciamo ancora l'ultima diminuzione. Adesso in base allo schema
del mio lavoro, del mio punto bucherellato, dovrei, vedete che il primo va da destra verso sinistra, la seconda parte va da sinistra verso destra. Adesso io dovrei ritornare da destra verso sinistra e vediamo come si presentano i punti per cambiare questa lavorazione. Anche voi potreste dover fare un lavoro che il buco un po' l'avete sulla destra, un po' l'avete sulla sinistra di quello che è il vostro punto da diminuire, da chiudere. Quindi facciamo sempre i primi due punti, scusate, i primi due punti a diritto, dicevamo i primi due punti a diritto, io lo prendo sempre a rovescio di quello che è senza farlo, il secondo a diritto e facciamo la nostra diminuzione. Terzo senza farlo, accavalliamo il terzo sul quarto lavorato. Adesso ci troviamo a questo punto, a dover cambiare il nostro lavoro. Non c'è problema. Allora, facciamo il nostro punto diritto, il secondo diritto, il terzo diritto, perché la mia lavorazione adesso deve cambiare, farò il gettato e comincerò a fare il buchetto che gira da destra verso sinistra, cioè il gettato, l'accavallato, i miei due punti e così via, sino alla fine del nostro ferro. In fondo vediamo come fare. Vedete, ora a fine lavoro mi torna giusto, non devo cambiare niente perché ho fatto il gettato, i due punti assieme e mi rimangono i quattro punti per poter chiudere ancora l'ultima diminuzione, per poter fare l'ultima diminuzione, per cui li prendo assieme, penultimo e ultimo. Non so se si vede ancora perché è appena all'inizio, però vedete che il mio punto adesso sta di nuovo girando. Vedete che il buchetto verrà fatto sulla sinistra di quello che era il buchetto precedente, mentre invece prima lo facevamo sempre sulla destra e seguivamo questa lavorazione. Per cui la mia lavorazione rimane, però voi vedete che i primi tre punti sono, scusate, eccomi, i primi tre punti sono sempre diritti e non vanno ad inficiare quella che è la vostra lavorazione. E anche gli ultimi tre punti sono sempre diritti. La lavorazione centrale rimane sempre la stessa. Ora faccio un pezzettino e poi vediamo come fare le diminuzioni per il giro collo. Ecco, vedete, ho fatto solo pochi giri perché intanto non è il caso, poi vediamo come scollare. Vi volevo dare un consiglio, anche se non richiesto, ma lo inseriamo in questo contesto. Quando voi fate una lavorazione a forellini, io vi consiglio di considerare sempre due punti di vivagno e non uno, perché questo poi vi agevolerà parecchio quando andrete a cucire il vostro davanti o il vostro dietro alla manica e anche quando andrete a cucire i due lati, i due sottomanica. Perché facendo solo un punto di vivagno, vedete, come ad esempio ho fatto io qua, vedete che ho fatto un punto, cioè è stato fatto per farvi vedere che poi dà fastidio questo. Quando voi andate a fare il forellino proprio sul primo punto, quando dovete cucire vi trovate a dover cucire un buco e il filo che voi andate a passare per la cucitura si vede, mentre invece se qui, anziché il forellino fosse stato come qua, vedete, il forellino fatto all'interno degli ultimi due punti e non proprio sull'ultimo come qui, quando voi andate a cucire potete cucire o qui nel mezzo o addirittura sul punto diritto o qui e il vostro forellino rimane invariato perché rimane all'interno dei due punti di vivagno. Questo è un consiglio, è una tecnica che io applico perché poi alla fine premia, vedete, anche qui sempre due punti, uno e uno due, mai fare il forellino sul primo punto, perché poi vi crea problemi per la cucitura. Allora, passiamo al giro collo. Allora, continuiamo, vedete la mia lavorazione ha variato da sinistra a destra, adesso è ritornata da destra a sinistra, devo fare ancora un forellino che vada da destra a sinistra, in quello che è il mio schema. Poi, allora, scusate, dobbiamo contare i punti, non ho contato i punti. Diciamo che voi dovete fare
chiudere una parte centrale, lasciarle in sospeso, che poi vi serviranno per riprendere i punti per fare il bordino del girocollo o il collo alto, quello che è. La parte centrale, generalmente nelle spiegazioni dicono di lasciare in sospeso un certo numero di punti centrali e poi andare a chiudere qualche numero di punti per parte, o tutti assieme o ad uno per uno. Ora non mi rimarranno più punti per la spalla, ma intanto quello che serve è vedere come si fa le diminuzioni da una parte e dall'altra, che poi in pratica è la stessa cosa che abbiamo fatto qui, soltanto che sulla parte destra del lavoro noi andremo a fare le diminuzioni come le abbiamo fatte sulla sinistra, e sulla parte sinistra del lavoro faremo le diminuzioni così come le abbiamo fatte sulla destra, ma comunque le vediamo assieme. Allora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 punti mi sono rimasti. 27 diviso 2 sono 13 più 1, facciamo 7 punti centrali, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, e questi 7 punti centrali sono quelli che noi andiamo a lasciare in sospeso per la parte centrale del collo, e sono quelli che voi, quando avete finito il collo davanti, la parte dietro col collo dietro, andrete a riprendere per lavorarci il vostro bordino così come da spiegazione, 2, 4, 6, 7, per cui io adesso devo lavorare su questi 10 punti. Facciamo la lavorazione così come si presenta. Il primo, abbiamo detto, di vivagno, e anche il secondo di vivagno. Vivagno vuol dire che fate come qui, considerate di non averlo nello vostro schema, nello sviluppo del vostro schema. Io ho detto che in base al mio schema devo ancora fare un buchetto che vada da destra a sinistra, per cui lavorerò i miei punti a diritto, ecco. Scusatemi, ma data la posizione in cui mi trovo a registrare, spesso i punti se ne vanno per conto loro. Dicevo, facciamo i primi punti a diritto, poi io inizio di nuovo la mia lavorazione facendo la diminuzione e conto quelli che per me sono 10 o quelli che per voi rimangono i punti che poi diventeranno i punti della spalla dopo aver diminuito un po' di punti per il girocollo. 2, 4, 6, 7, abbiamo detto che devono essere 10, 8, 9. Adesso il decimo punto io dovrei fare l'accavallato e i due punti assieme, ma non lo faccio perché altrimenti non mi rimarrebbero più i 7 punti centrali. Allora mi dimentico di quella che è la lavorazione e faccio i miei 10 punti. 2, 4, 6, 8, 10. Cioè, se ho spazio come qui, lavoro in base allo schema. Se non ho spazio come qui, non lavoro in base allo schema. Ora, generalmente, almeno per l'esperienza che ho io, nei giri collo si lasciano una parte di punti in sospeso e poi almeno le prime diminuzioni sono due punti assieme e poi si va avanti a uno per volta. Allora, noi adesso giriamo il nostro lavoro, andiamo dal rovescio e ipotizziamo che nella spiegazione della maglia che state facendo vi dicono di chiudere due punti assieme. A questo punto fate come abbiamo fatto qui all'inizio del giro manica, e senza curarci della lavorazione, che generalmente sul rovescio, nei punti traforati, è sempre a rovescio, fate diminuite due punti, cioè ne chiudiamo uno, chiudiamo l'altro e facciamo il rovescio sino alla fine del ferro. Ecco, adesso dovremmo trovarci 2, 4, 6, 8. Per me 8 punti, voi ripeto, saranno molti di più. Adesso le spiegazioni vi dicono: la parte centrale in sospeso, due punti per una volta chiusi assieme e un punto per, ipotizziamo di nuovo tre volte, ad uno per volta. Quando ci ritroviamo a dover fare le diminuzioni a uno per volta, dobbiamo rapportarci di nuovo al discorso dei tre punti iniziali e tre punti finali. Qui dobbiamo andare a fare sì che sulla parte destra del lavoro, ma in pratica lavorando sugli 8 punti, questi sono i punti finali, gli ultimi tre, per cui dovremo andare a fare le diminuzioni così come le abbiamo fatte qua. Non ci curiamo del nostro punto traforato,
per l'ultima parte, la prima parte sì, i primi due punti, poi fate il vostro punto traforato, lasciate gli ultimi quattro punti e andrete a prendere il terz'ultimo e il quart'ultimo assieme, il penultimo e l'ultimo. A me adesso non riesce più di fare lavorazione perché dovendone chiudere un altro e poi un altro non mi rimarrà più spazio per fare i buchetti. Voi avendo molti più punti per la spalla vi resterà lo spazio. Nel caso non vi restasse lo spazio non ha importanza. Andate avanti tutto a maglia rasata. Adesso rifate il rovescio così come si presenta. Allora, rovescio come è. E adesso andiamo di nuovo a fare la seconda delle tre diminuzioni che dobbiamo andare a fare dalla parte sinistra del nostro lavoro, per cui cioè la parte destra della maglia, ma in base ai punti sul ferro è la parte sinistra, quindi la parte finale. E come vi ho detto prima, faremo i nostri punti sino ad arrivare a 4. Quando siamo a 4 prendiamo terz'ultimo e quart'ultimo assieme, il penultimo ed il primo, e andiamo avanti così sino a fare le diminuzioni come vi spiega il vostro schema. Ecco, vedete, questo ora non considerate che io ho pochi punti, voi avrete molti più punti, però potrebbe essere ad esempio anche una diminuzione a raglan, quindi a raglan voi continuerete a diminuire dalla parte del giro manica e contemporaneamente il giro collo, e quindi vi troverete ad avere pochissimi punti. Comunque, diciamo che qui abbiamo fatto l'esempio di un giro manica normale, a giro, non a raglan, e quindi questa dovrebbe corrispondere alla larghezza dei punti della vostra spalla e queste saranno le diminuzioni del collo. Vedete che sono esattamente fatte come quelle che abbiamo fatto qui per il giro manica. I tre punti e le diminuzioni avvengono all'interno degli ultimi tre punti. Lo stesso coso qui, i tre punti e le diminuzioni all'interno dei tre punti. Adesso dobbiamo andare a fare la parte sinistra che corrisponderà alle diminuzioni di inizio ferro, come abbiamo fatto di qua. Io gli ho lasciati sul ferro i sette punti centrali per farvi vedere. Voi naturalmente potrete metterli su una spilla su una spilla per lasciarli in sospeso, oppure chiuderli con un filo di colore diverso. Allora io adesso li passo sul ferro 3, 4, 5, 6 e 7 e inizio a lavorare sui 10 punti che corrispondono alla mia spalla. Voi, vi ripeto, ne avrete molti di più. Prendiamo il nuovo filo e adesso dobbiamo chiudere i due punti che abbiamo chiuso qui, però avendoli chiusi sul rovescio non possiamo chiuderli subito, perché altrimenti avremmo una diminuzione di due punti alla stessa, chiamiamola, altezza dei sette punti che abbiamo lasciato in sospeso. Anzi, quando voi andrete a riprendere i punti, vi troverete che qui c'è uno scalino, ma non al di sopra della lavorazione, ma al di sotto. Quindi a questo punto noi iniziamo a fare i punti della spalla, ripeto, che per me corrispondono a 10, lavorandoli normalmente. Facciamo i nostri 10 punti e voi continuerete a fare quella che è la vostra lavorazione a forellini, appunto traforato. Io devo fare qui la diminuzione, il forellino, e vado avanti sino a fine ferro. Arrivato in fondo, lavoro i miei punti della spalla a rovescio sino arrivare appunto alla misura che abbiamo ipotizzato per il giro collo. Ecco, ho fatto i miei 10 punti, voi saranno di più, comunque li vedete perché sono evidenti, perché avrete il filo di inizio che sarà lì che pende. Nel caso abbiate invece messo i vostri punti in sospeso su un ago o li abbiate chiusi con un colore diverso, avete ancora meno problemi. Adesso dobbiamo andare a chiudere i due punti assieme come abbiamo chiuso da questa parte. Non consideriamo più la nostra lavorazione e chiudiamo i nostri due punti. Uno e uno, due.
Vedete, adesso mi si presenta, io devo ritornare indietro perché ho fatto i 5 buchetti che vanno da destra verso sinistra, devo rifare i 5 forellini che vanno da sinistra verso destra. Per fare questo, cosa devo fare? Mi devo spostare, il gettato lo devo spostare di un punto verso destra, però a questo punto non ho più lo spazio per fare i 2 punti assieme. Allora salterò la lavorazione di questo. Questo non lo faccio, qui dovrei fare il gettato, non lo faccio, faccio i miei 2 punti di separazione tra una lavorazione e l'altra, arrivata qui invece posso di nuovo riprendere la mia lavorazione, faccio 2 assieme, il gettato e mi rimangono i 2 punti di vivagno che vi dicevo poco fa. Vedete, rimanendomi 2 punti di vivagno io posso fare, riprendere lavorazione a punto traforato. Ora fate il rovescio. Quindi abbiamo fatto i 2 punti assieme, adesso dobbiamo andare a chiudere 3 volte un punto per parte, naturalmente sempre all'interno dei 3 punti, e trattandosi di diminuzioni a inizio ferro dobbiamo andare a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui. Quindi faremo i primi 2 punti, li lavoriamo come si presentano, questi sono i ferri che cigolano su, quindi il primo non si lavora, lavoriamo il secondo a diritto e facciamo un accavallato semplice. A questo punto io non ho più spazio per fare la mia lavorazione e quindi continuerò a lavorare a diritto e finisco il mio ferro. Adesso io vi ho fatto vedere che qui c'era spazio per fare il lavoro, ma se voi vi trovaste in una situazione del genere, che siete alla fine del lavoro, che avete poco spazio, un forellino messo lì così non dice niente, perché poi andando avanti io non riesco più a farlo, per cui anche questo forellino, se rimane lì da solo, non fatelo più, fate tutta maglia rasata che sta senz'altro meglio. Fate il rovescio e poi l'altra diminuzione. Eccoci di nuovo a diritto per la seconda diminuzione, quindi 2 e un accavallato semplice. E così lo fate per tutte le volte in cui vi viene chiesto di fare una diminuzione ad inizio ferro. Di qui ne abbiamo fatte 3, ne farò 3 anche qui e poi è finito. Ecco, vedete, questo sarà il vostro giro collo, dove abbiamo lasciato in sospeso i punti della parte centrale che poi andranno ripresi, dove avete delle diminuzioni all'interno degli ultimi 3 punti sulla parte destra del lavoro e avrete delle diminuzioni all'interno dei primi 3 punti sulla parte sinistra del lavoro. E questo è il vostro girocollo. Ora è un po' piccolo, ma se notate la vostra, si vede meglio qui, la vostra lavorazione continua tranquillamente, non tenendo conto dei primi e degli ultimi 3 punti. Io spero di essere stata abbastanza chiara, non so se era quello che l'amica mi chiedeva, spero di sì, nel caso non lo fosse ricontattami pure che vediamo di fare qualche altra cosa che sia più adatta alla richiesta che tu mi hai fatto. Volevo dirvi ancora una cosa, io questo sistema delle diminuzioni all'interno e all'esterno dei 3 punti lo adotto tanto che faccia maglia rasata quanto che faccia una lavorazione tipo legaccio, tipo punto riso, anche se la lavorazione è piccola. Io faccio le diminuzioni sempre all'interno dei primi e dei 3 punti, anche se faccio una lavorazione a trecce. Ora potrebbe esserci però il caso di un lavoro molto operato, molto, cioè tutto un davanti lavorato, che so, coste grandi, coste piccole, trecce grandi, trecce piccole, cioè molto vario, ecco, più che molto operato, molto vario. A quel punto potrebbe essere che questi 3 punti di diminuzione, cioè questi 3 punti di, chiamiamoli di vivagno, per capirci, questi e questi, vi vadano un pochino a rovinare quella che è la, non la lavorazione, ma quella che è in un secondo tempo la cucitura del vostro
davanti e dietro con le maniche, perché potrebbe essere che questi tre punti interrompano quella che è poi l'incastro, diciamo così, non riesco a spiegarmi bene, l'incastro della vostra manica sul lavoro. Allora, a quel punto voi non fate più le diminuzioni sul terzo punto, ma le potete fare tranquillamente sul primo punto. Aspettate che vi faccio vedere quello che è il girocollo di un lavoro che ho appena finito. Ecco, spero si veda. Vedete? Io qui, nelle diminuzioni laterali, così come vi ho spiegato qua, qui, queste sono, corrispondono a queste, non ho fatto i tre punti, chiamiamoli di vivagno, i tre punti interni, che in un punto traforato sono obbligatori, altrimenti, come vi ho spiegato qui, non riuscireste più a cucire né la manica, né il bordino, né niente. Invece in un punto operato del genere, dove ci sono trecce grandi, treccine piccole, trecce medie, io cosa ho fatto? Ho chiuso i punti proprio sul primo punto, in modo che la lavorazione qui sembri continuata, cioè non ho fatto i tre puntini da portarmi su, perché altrimenti avrei interrotto qui questo, che male non sarebbe stato, ma sarebbe stato senz'altro male qui vicino alla treccia. Allora, per non interrompere quella che è la lavorazione della treccia, che tutto sommato sta bene così che prosegua, io ho fatto la diminuzione proprio sul primissimo punto, tanto sulla parte destra che sulla parte sinistra. E come vedete il collo si presenta bene. Però per una lavorazione a forellini, al punto traforato, così come mi è stato chiesto, io vi consiglio di fare sempre i tre punti. Spero, ripeto, di essere stata chiara e mi ripeto ancora una volta, se avete delle richieste, se avete delle necessità, scrivetemi tranquillamente che cercherò di soddisfarvi. Vi saluto, alla prossima.